E bentornati qua ragazzi sul mio canale YouTube. Oggi non sono solo sul letto, come potete vedere sicuramente poi dalla copertina lo vedrete. Intanto sono con Stefanetto. Ciao a tutti! Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi. Intanto io ci faccio la solita copertina, sapete che io faccio tutto improvisation, the shish, the live, the... No, non sono in live, però appunto, per l'appunto ragazzi vi ricordo che sono in live tutti i giorni, tranne il lunedì. Può essere anche il sabato che me lo prendo di riposo. E nulla, come sempre commentate, scrivetevi, lasciate un bel pollice in su. Adesso facciamo questa missioncina che tutto sommato ci paga anche abbastanza bene. E non è nulla di impegnativo, spero che non ci mettiamo tanto. Teoricamente non ci mettiamo tanto, però va bene. Tanto carichiamo un cosino, quindi non so cosa sia, spero che ci stia tutto, ma non so. Non credo ci sta tutto, Attacco proprio. Vabbè, eh. Intanto vedo che si muove anche una pianta strana. Si muovono più. Vabbè. problemi con la gru. Sto notando. Intanto io spacco la sedia, ma non ci fatto caso, insomma. Ok. Intanto io ci faccio anche una svapata, voi non ci... Non fumate che fa male, mi raccomando, voi... is not the foam, is the vapet. Eh? Non lo so, qualcosa ho detto. Mi raccomando, se arriviamo a, diciamo così, un 5 like, successivamente chiamerò qualcun altro, oltre a Stefanetto, chiamerò anche qualche altra persona a giocare con me. Perché questo è il mio profilo. Ovviamente mi sono portato in live, sulle live qui su YouTube con questo gioco, perché questo gioco è più da live che non da video. Però oggi ho deciso di registrare questo video per comodità, perché più di tanto tempo non ho, quindi al momento facciamo questa novità, insomma. Poi se vedo che vi piace, ovviamente continuo la serie con qualche altro amico, tipo con Gianluca, tipo, insomma, un po' con tutti, ecco. Giochiamo un po' con tutti. Ma ci sta tutto? Ma... Non credo, perché comunque ho preso una roba in più, eh. Quindi una roba in più. Boh, casomai noleggio l'altro camioncino, non so. Lento c'è un carrello visto dietro. Non credo che ce la faccia attaccare, però qua. Eh no, su questo purtroppo no, dovresti prendere il camioncino che c'è in garage. Adesso vedo. Tanto così faccio vedere anche qualcosa di diverso ai nostri amici su YouTube. Allora, vediamo, dov'è il garage? Qua. No, qua si noleggia il carrello elevatore. Dov'è l'entrata del garage? Eccola qua. Allora, entra. No, questa devo andare al negozio, non qui. Negozio. Al negozio, ah mio. Allora. Ah sì, sta dentro un negozio praticamente. Sta. Non questo negozio. Sta qua dietro. Però mi serve quell'altro camion. Quindi quell'altro camion dove sta? Beh. Aspetta, devo fare parco mezzi. No, lavoro. Impresa. Parco mezzi. Camioncino. Sali. Ok. Ok ragazzi, ci vediamo tra poco una volta che ha caricato il tutto, quindi a tra un po', raga. Ragazzi, siamo tornati, ne ho approfittato per andare a prendere il camion e tutto quanto. Magari cerco di accelerarvi quella parte del video senza tagliarmi, la vedo un attimo cosa riesco a fare. Tanto se vuoi mettere un po' di roba anche qua, se no ti aiuto anche con il muletto, quasi quasi lo vado a prendere, ma qua, questa... Guarda, se mi togli così notati qui dietro ti carico. Aspetta, come si fa? Vediamo... È così, con la G? Ok, ah, quella G, era quella G che spariva qualcosa, che io non capivo come si toglieva quel coso lì, ho detto, ma come si toglie quel coso lì? Io noleggio anche un muletto, così gli do una mano, ci sbrighiamo prima. Anche okay, non so se riusciamo a farlo tutto oggi, casomai usciranno due parti di video, non lo so, casomai fare un timelapse tra una cosa e l'altra. Bello sto muletto elettrico. Tino, tino, tino. Ok. Adesso sto usando un mouse e tastiera, però poi userò anche il gamepad, ovviamente, perché è più comodo, ovviamente, con il gamepad. Ops. Ok, adesso devo usare il gamepad per forza, perché per caricare è più comodo il gamepad.
Ok, taca. Ma dimmi da sto cosino bianco, non si può togliere sto cosino bianco che mi dà? No? Purtroppo no. Peccato. Non ce la fa. Non ce la faccio con il muletto. È incastrato il muletto. Adesso me l'ha caricato, lol. Bug strani di sto gioco, raga. Vabbè. Vabbè, ci sta. Ah, vi ricordo ovviamente, ragazzi, se arriviamo intorno ai 300 iscritti, ci sarà lo speciale, lo specialone. Ok, allora, com'è che si è tolto da bassa? Oh, ok. Retromarcia. Non servirà tutta sta roba che abbiamo preso perché alcune cose le ho noleggiate in più, quindi non serve molto tutta sta roba praticamente. Però vabbè, alla fine ci accontentiamo, dai. Meglio in più, casomai la possiamo anche rivendere, che, teoricamente. Quindi meglio prendere roba in più, casomai poi la si rivende. Perché non va avanti sto cam... scusi, signor muletto. Signor Muletto, lei ha qualche problema? No, ah, questo è troppo pesante, mi sa. Questi qua sono troppo pesanti. Niente, è servito solo una volta il muletto, va bene. Ok, gli ho dato una botta al muletto. Per restituire il muletto, in teoria imprese, parco mezzi. Ah no, non si restituisce da qua al muletto, si restituisce da solo. Boh. Non so. Vabbè, lasciamolo lì, poi qualcuno se lo verrà a prendere. Ok, comunque abbiamo quasi finito qui di caricare. Poi faremo un timelapse, ragazzi, per andare alla sede, se non è troppo lontano da qua. Noi qua dietro, quindi faremo un timelapse in modo che vedete solo il tragitto e avete capito. Allora, giusto? Ok. Purtroppo sto camion non c'ha la gru, ma quasi quasi poi uno lo prendo con la gru. Così almeno ne abbiamo due. Siamo a posto, possiamo fare più cose perché sennò uno sta fermo e non fa nulla. Ma io sono il titolare. Forza, forza! Più giù, Amio! Più giù! Come nella realtà, no? Che ci sono i capi che ti guardano male. Quindi, vabbè. Basta che non mi agganci a me, Stefanetto, però questi sono altri dettagli. Ok, intanto io mi preparo qui già a salire. Ok. Devo fargli un po' di carburante sto camion, ma vabbè per ora. Ok. Mi dissocio. Allora intanto accendo le luci. Ho mancato. Sì, intanto io accendo le luci. Ma si è bloccata la gru. Non... Ok, faccio un'altra copertina, raga. Anche sapete che io cambio più volte copertine, faccio più screenshot. Perché magari se uno non mi piace, quant'altro. Quindi uno lo cambio, uno lo tengo, non si sa mai, eh. Quando ci metto un attimo poi a farli, a modificarli. Ok, Stefanetto, aspettiamo che Stefanetto prenda l'ultimo, così poi ci dirigiamo verso la sede di lavoro. Per continuare il gameplay. Ok. Tanto lo faccio 4, 5, 6 di foto. Poi scelgo la migliore. Ovviamente. È già da 10 minuti che registriamo. Ammazza. Davvero. E vabbè. Tanto c'è una mosca che mi rompe. Ok. Nella realtà c'è una mosca che mi rompe il cosino. Non nel gioco, eh. In questo gioco non ci sono animali. Ok, possiamo andare direi alla sede. Aspetta che me lo segno. Com'è che si segna? Appunto. Imposta punto. Io seguo te. Ma non me lo dà imposta punto? Imposta punto. Imposta. Ah, indicatore. Ok, con la G. Ok. Dettagli. Ok ragazzi, facciamo un piccolo time lapse, ci vediamo tra un pochetto, quindi a tra poco ragazzi. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.
till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, through the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta keep a switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredients. Ed eccoci qua ragazzi, tornati, siamo giunti alla sede. Adesso con calma dobbiamo staccare tutta sta ambaradamma. Non c'è la gru? Ah, c'è la gru, ok. Così tu puoi usare sia quello che questo, ok. Notare la derpat all'entrata. E anche le altre derpat che voi sicuramente vedete nel video accelerato. Perché non me la fanno noleggiare, scusa? Se hai una gru adatta puoi acquistare nel negozio. Ah, la devo acquistare nel negozio. Allora, il negozio sta qua sopra. Viaggio intra. Quindi la compro direttamente se non costa tanto. Una piccolina, tanto non è che dobbiamo fare sempre questi lavoretti. Una piccolina, questo costa troppo. Beh, 97.000, ne abbiamo 250.000. Acquista, dai, c'è anche lo sconto. Perfetto, acquistiamo. Perfetto, così almeno ce l'abbiamo sempre senza ogni volta noleggiarla. Allora, noleggia, monta, ok, G, ok ragazzi, allora io prendo quello di là. Io ho una domanda. Yeah. Ma qual è la trave d'acciaio? Che ne so. Ok, scusate ragazzi, mi arrivano anche delle notifiche sul telefono, però adesso non posso guardare il telefono. Ok, questo non è. Non so se lo vuole qua o di là. No, qua non lo vuole. Sai che ho preso roba sbagliata, anche potrebbe anche essere. Tanto per ora la parcheggio qua. Ok, parcheggiamola qua. E se sto qua, non so se questa... Ok, vediamo se è questa. Quella che va messa lì. Non lo so, No, non è neanche questa. Vabbè, la metto qua per terra. Allora, queste qua sono queste qua, mi sa. Vediamo. Ok, piglia. Dove dire? No. No, non sono neanche queste. Ho preso le robe sbagliate, vero? Sì. A posto. Spereva te che non prendevo le robe sbagliate. Quindi? Te l'ho messo nel carrello, quelle giuste. Non si possono vendere? Quale carrello? Nel carrello dello shop. E non si possono vendere ste robe? In teoria sì, ma non so mica come si fa io. Aspetta, vado a vedere, Insomma, per il momento, poi ragazzi ci fermiamo qua e poi vediamo un po' cosa fare. Va bene? Anche vedo che comunque il tempo sta volando via. Insomma, lo porterò anche un po' in live su Twitch. Vediamo un po' come cosa fare. Allora, magazzino... no. Lavori. Una gesta mosca, aperte, imprese, magazzino... Sì, quelle qua tutte le robe sbagliate che ho preso. Immagazzina tutto. Credo di aver immagazzinato tutto. Sì. Ok. Va bene ragazzi, noi per il momento ci fermiamo qua. Vi ringrazio per essere arrivati fino qui, ovviamente. Nulla, voi come sempre commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollice in su. Ci becchiamo presto e in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi! Ciao!